Anche se la stazione Duomo della linea 1 della metropolitana di Napoli è stata riaperta, continueranno i lavori per inglobare al suo interno gli eccezionali ritrovamenti archeologici scoperti durante gli scavi, un patrimonio storico monumentale di straordinario valore a partire dal magnifico Tempio dei Giochi Olimpici, che sarà visibile sia attraverso un percorso indipendente dall'utilizzo della metropolitana, sia dall'esterno grazie a una copertura vetrata. È una scoperta straordinaria, posta 8 metri al di sotto del livello del piano di campagna, ma che per consentire l'attivazione della linea ferroviaria, ed è un'opera straordinaria anche questa, si è scavato un primo pozzo a circa 30 metri e poi si è arrivati a 40 metri di profondità, dove sono state portate avanti delle opere davvero di una grande complessità ingegneristica, ma nel rispetto della storia, perché ai primi 30 metri si è potuto lavorare al recupero della prima metà del tempio, non solo, e di strato in strato da lì si è partiti a un lavoro di recupero ulteriore di reperti altrettanto straordinari che vanno fino all'età del ferro. Ha dovuto cambiare pelle tante volte, ma lo stesso progetto di Fuxas è cambiato molto. Quello che vedete oggi, che è una magnifica, diciamo, un magnifico gioco di luci e di specchi, era completamente diverso solamente 4 anni fa. Quindi è una stazione che ha dovuto adattarsi a quello che si è trovato. Pensate che gli scavi archeologici dove siamo oggi, cioè quelli sul pezzo che stiamo inaugurando oggi, sono finiti nel 19, cioè solo 2 anni fa. Quindi veramente molto molto complicata, ma secondo me molto molto bella. Adesso sarà necessario dunque portare alla luce l'altra metà del tempio e procedere al restauro e alla ricollocazione nella sede originale, completando così l'atrio della stazione, un cronoprogramma definito con la soprintendenza e monitorato dal tavolo tecnico permanente. Il complesso monumentale fu realizzato in onore dell'imperatore Augusto, che fu anche presente ai giochi nel 14 d.C. e fu costruito per ospitare i giochi nella città più greca d'Occidente, come era la Napoli nel primo secolo. I solimpici significava appunto equipararli a quelli che si svolgevano a Olimpia. Duravano 5 giorni e rispetto a Olimpia avevano una particolarità. Nei giochi napoletani, oltre alle specialità atletiche e ippiche, si aggiungevano anche gare di recitazione e di canto. Il tempio si trovava sull'antica linea di costa della Napoli greca e per la sua identificazione è stato fondamentale il ritrovamento di alcune lapidi che contenevano appunto gli elenchi dei vincitori dei giochi olimpici. Per rettifilo, perdendo il proprio segno, il proprio tracciato forte che è stato sempre un tracciato imposto dall'alto, si inchina rispetto al riemergere della memoria di questa città che ancora fa riemergere per un destino possibile tempi che sono sepolti in questa città e che tornano alla vita. In questo la città di Napoli mostra non solo di essere una città straordinaria sotto il profilo dei ritrovamenti archeologici, ma reimmettendoli all'interno di una linea ferroviaria e dunque di un'infrastruttura della città e variando con grande coraggio anche tracciati originari della storia al riemergere di altre parti della storia, mostra di essere davvero, come diceva Fosillon, ecco, forma visibile del tempo. In questo le città sono straordinarie, ma Napoli merita un'attenzione particolare non solo per la varietà e la bellezza e l'altissimo valore, l'elevato valore dei reperti archeologici, ma nella capacità di reimmetterli nel flusso della storia e del tempo presente, mostrando una possibilità completamente diversa e di dare un destino ancora possibile a queste opere che intanto mutano e vengono risignificate anche dalle nostre infrastrutture.